rubiconi nei lati e questi due cristalli nell'angolo, poi dopo al prossimo giro qua in mezzo si mette una 11.0 dorata. Chiedo scusa, ma ho perso gli ultimi giri del tutorial. Forse non ho fatto neanche partire la registrazione, boh, non so. Perciò vi spiego ora come procedere negli ultimi giri. Allora, dopo aver aggiunto i biconi e i due cristalli negli angoli, nel giro successivo si aggiungono le due 11.0 dorate tra i due cristalli. Al giro successivo ancora si aggiunge una 11.0 dorata sempre tra le due del giro precedente e si crea anche il cappietto, l'archetto per inserirci poi la monachella. Io l'ho fatto negli angoli, in un angolo, ma in realtà voi potete farlo anche su un lato per farla venire proprio come una mattonella granny. Ciao, al prossimo tutorial!